La redazione di edili.com sta continuando a lavorare per garantire l'informazione sull'importanza della sicurezza. Il lavoro della redazione avviene nel pieno rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uscendo il minimo indispensabile e mantenendo almeno un metro di distanza tra le persone negli studi di montaggio e produzione della trasmissione. Precisiamo che alcuni materiali sono stati registrati prima dell'emergenza coronavirus e ricordiamo che attenersi rigorosamente alle regole di comportamento decretate è un atto di responsabilità e prevenzione verso se stessi e gli altri, necessario a contenere il contagio. Qual è la situazione dell'edilizia in questo particolare delicato momento di coronavirus? Come associazione, per le cose di questi giorni, siamo letteralmente bombardati di telefonate perché c'è, a nostro avviso, innanzitutto un problema di informazione, nel senso che questi decreti che si stanno succedendo con cadenza quasi quotidiana, chiaramente con l'intento di far chiarezza, ma continuano a mettere lì delle cose che in realtà stanno complicando l'attività nei cantieri. Partiamo dal presupposto che in questo momento le attività produttive non sono bloccate, non lo sono tantomeno i cantieri edili. Il problema è mettersi nelle condizioni di poter lavorare. Stiamo dicendo alle aziende che con le figure preposte, cioè il responsabile per la sicurezza e il medico competente, diano applicazione al protocollo sanitario che abbiamo visto che è venuto alla luce in questi giorni. Per cui tutta la tematica, diciamo, di come si lavora in sicurezza, di come vanno utilizzati i dispositivi di protezione, chiaramente in questo momento è al centro della valutazione che stanno facendo le aziende con le figure preposte. E quindi in teoria abbiamo i cantieri aperti, potremmo andare a lavorare, mettiamo in campo gli strumenti per poterlo fare in sicurezza, poi, e questa è la teoria, poi in pratica ci fermiamo di fronte alle cose del mondo reale, che sono quelle che, per esempio, esemplificando, sono le telefonate di questa mattina. I cottimisti non vengono in cantiere, i materiali non arrivano in cantiere, le squadre di artigiani non vengono in cantiere per diversi motivi. Primo fra tutti, se mi passa la considerazione, è che ci sia una dose di panico molto alta nella popolazione, nei lavoratori stessi. Quindi, per fare una sintesi, diciamo che le aziende che in questo momento vorrebbero continuare a lavorare in sicurezza stanno provando a farlo, ma tutto attorno c'è un mondo che non gira, che non funziona. I cantieri in questo momento sono praticamente vuoti, quindi qualcuno riesce a lavorare in sicurezza, chi riesce, per esempio, si sta scontrando con il grandissimo problema di non poter reperire i dispositivi di protezione. Come è noto, in questo momento ci stiamo attivando anche come associazione, ma le mascherine non si trovano e questo è un grosso problema. Però, per esemplificare, magari chi era riuscito ad accaparrarsele ed è riuscito a lavorare, a organizzare il lavoro nel suo cantiere in sicurezza, poi, ripeto, non riesce ad organizzare il lavoro perché poi manca il serramentista, non arriva la squadra di cottimisti, ma magari per motivi banali, perché per esempio la squadra di trasfertisti non sa dove andare a mangiare durante la pausa pranzo, perché come è noto i ristoranti sono chiusi. Non è proprio il momento, chiaramente, di parlare di produttività nei cantieri, perché abbiamo un problema che è ben più grande. Non ci sono le condizioni per poter lavorare in una maniera minimamente produttiva e comunque, ripeto, questo è sicuramente il secondo piano. La prima questione è la salute e la sicurezza. Quindi il protocollo sanitario che abbiamo va rispettato. Ci troviamo a Castel San Pietro Terme in via Kennedy, in questo edificio che è completamente costruito e realizzato con struttura portante in legno, sia per ciò che riguarda le pareti che i solai. Perché il legno? Il legno intanto è il materiale sicuramente più antico di costruzione che utilizza l'uomo, perché è un materiale assolutamente naturale. La natura ci dà la possibilità di averne grandi quantità. L'uomo primitivo utilizzava il legno per costruire le prime cellule base per proteggersi dal vento, dalla pioggia, dal sole, dalle intemperie.
La cellula base iniziale aveva forma circolare, era molto semplice. L'uomo non conosceva ancora tecnologie, metodi di lavorazione dettagliate e precise. Poi via via si evolve ancora di più e la cellula base inizia a presentare anche pilastri, inizia a presentare travi, quindi strutture via via sempre più complesse. E dopodiché si arriva ovviamente ai giorni nostri dove il legno è un materiale che viene utilizzato oramai ovunque. E prima a livello di coperture, viene utilizzato per le nuove costruzioni, viene utilizzato moltissimo anche negli interventi di recupero di edifici esistenti. Si pensi che l'Italia attualmente è il quarto paese europeo come produzione del legname. Prima c'è la Germania, poi il Regno Unito e dopodiché la Svezia. La domanda tipica è: ma il legno brucia? Un'altra domanda tipica: ma il legno permette di costruire solo edifici bassi perché sotto evento sismico non è idoneo. Il legno brucia come bruciano altri materiali di uso strutturale. Però il legno ha una grande caratteristica, che quando brucia non perde la sua resistenza meccanica, ma bensì riduce la sezione per effetto del fuoco. Questo è il primo requisito, quindi collassa per riduzione di sezione e non per perdita di resistenza. Seconda cosa è l'altezza degli edifici. Addirittura l'edificio in legno più alto al mondo è di 18 piani, quindi più di 50 metri d'altezza, quindi non esistono limiti per la progettazione di un edificio in legno. È assolutamente una struttura sicura e come tutti gli edifici va calcolato con le normative attuali. L'edificio citato prima nell'intervista di Ingegner Naldi sarà lo stesso di cui parliamo oggi nella nostra rubrica. Si tratta di un grattacielo inaugurato proprio l'anno scorso in una piccola città norvegese che si affaccia sul lago Mjøs, dal quale prende anche il nome. Infatti si chiama Mjøstårn, che significa Torre di Mjøsa, ed è attualmente la torre più alta del mondo, di 85 metri, costruita interamente in legno. Le caratteristiche particolari di questo edificio sono la struttura portante a telaio, che è interamente realizzata con travi e pilastri di legno lamellare, diventando così una costruzione altamente sostenibile e anche a chilometro zero, perché il legno utilizzato è stato ricavato e lavorato nelle vicinanze del cantiere. I solai dei primi 11 piani sono interamente in legno, mentre gli ultimi solai sono realizzati in calcestruzzo per appesantire la struttura e contrastare l'oscillazione dovuta proprio alla leggerezza delle strutture in legno. Altra caratteristica molto particolare di questo edificio è anche la resistenza al fuoco, che raggiunge i 120 minuti in caso di incendio grazie agli strati protettivi e ad altri accorgimenti costruttivi. Attualmente nel mondo c'è una specie di gara per realizzare edifici in legno sempre più alti e secondo me il record mondiale di altezza della Torre di Mjøsa durerà ancora poco. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa@edili.com. Il mio ruolo in questo cantiere è quello di essere il progettista delle strutture di fondazione, dalla parte geotecnica al direttore dei lavori delle strutture. Ed è stata un'esperienza bellissima avere i ragazzi qui dell'IPLE a visitare, a toccare dal vivo un edificio in legno. E riassumo a voi ciò che ho riassunto a loro sull'edificio in legno e sulle proprietà del legno in generale. Allora, in primis la leggerezza. L'edificio in legno è un edificio leggero rispetto a un edificio tradizionale. La muratura pesa 1,8 tonnellate a metro cubo, il cemento armato pesa 2,5 tonnellate a metro cubo, il legno al massimo si aggira verso i 0,6-0,7 tonnellate a metro cubo. La leggerezza implica quindi due grossi vantaggi. In primis avere delle strutture di fondazione più ridotte, perché ovviamente ci grava meno peso sopra. Seconda cosa, le azioni sismiche. Sappiamo tutti che l'azione sismica è direttamente proporzionale alla massa di una struttura. Il legno è una struttura prefabbricata, quindi vuol dire che in cantiere vengono già portate e consegnate pareti finite. Pareti che sono già assemblate in cantiere come struttura portante, sono già dotati di infissi, di vetri, di telaia, addirittura di portoncino blindato. E all'interno della parete stessa sono già presenti tutte le guaine e le scatole impiantistiche, quindi avvantaggia anche il lavoro dell'impiantista. Questo vuol dire rapidità. Ultimo aspetto, il legno. Il legno è un materiale in primis naturale. È la natura che ce lo dà. Nulla in legno è stato
prefabbricato, è stato realizzato in laboratorio con sostanze, con prodotti chimici. Il laboratorio semplicemente assembla il legno tramite dei collanti, tramite delle viti, tramite dei tagli. Il legno è un materiale eterno, ma affinché sia eterno il legno va protetto, cioè non deve assolutamente essere a contatto con acqua, non deve assolutamente raggiungere dei valori di umidità tali che possono creare dei meccanismi di innesco di alcune funghi oppure sostanze nocive per il legno stesso. Sono accorgimenti molto semplici che posso riassumere: non mettere mai a contatto la parete portante di legno direttamente con la struttura di fondazione. In genere si fa uno zoccolo rialzato in calcestruzzo e va sempre rivestito con una guaina. E le testate delle travi che fuoriescono dalle coperture oppure dai solai vanno protetti. Bisogna fare in modo che l'intemperie e l'acqua non vada mai a contatto con la struttura di legno. Allora sì che abbiamo in questo caso edifici in legno eterni. Si pensi per esempio alle pagode in Giappone, sono edifici altissimi, sono lì da secoli e non presentano nessun tipo di problema. Si pensi per esempio alla Torre Radio, che è alta più di 111 metri, edificata nel 1935 in Polonia, e lì ed è in perfette condizioni. Quindi tutto si basa sulla conservazione del legno, perché il legno, anche una volta tagliato, non è un materiale morto, è un materiale vivo, perché ce lo dà la natura. Costruisci il tuo futuro, diventa operatore edile alle strutture. Visita edili.com per essere costantemente aggiornato e se vuoi iscriverti alla scuola per il prossimo anno scolastico ci sono ancora alcuni posti. Ciao! Attualmente l'Istituto Professionale Edile ha sospeso laboratori e corsi di formazione e aggiornamento e ha chiuso i suoi uffici, attenendosi al decreto. Vi invitiamo a consultare il sito dell'IPLE e le pagine social Facebook, Instagram e LinkedIn per rimanere aggiornati e avere informazioni. Noi vi salutiamo, augurandoci che questo momento difficile per tutti finisca presto e auspicando che il buon senso e la collaborazione di ognuno di noi nel seguire le regole per limitare la diffusione del virus facciano il giusto effetto. La salute e la sicurezza sul lavoro e nella vita, prima di tutto, ricordiamolo sempre.